Buonasera a tutti e benvenuti all'ultima serata del progetto Presentazione Libri dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, progetto della Casa della Psicologia. Questo è l'ultimo incontro prima della pausa estiva, poi riprenderemo con l'autunno. Ci troviamo ancora in questa modalità in remoto, siamo abbastanza stanchi, però diciamo che è l'unica che ci permette ancora di poter incontrare tanti colleghi contemporaneamente e anche di avvicinare quei colleghi che magari fanno fatica a spostarsi, soprattutto in orario serale, dalle province, insomma, dalle zone più lontane. Quindi in questo senso prendiamo anche l'aspetto molto positivo di questa modalità, che poi noi cercheremo di mantenere, insomma, anche dopo, quando speriamo che usciremo da questa situazione, però potremo continuare sia in presenza che in remoto ad avvicinare i colleghi. Quest'ultima serata è dedicata a un altro testo di riflessione sul metodo psicanalitico, il metodo psicanalitico, il tipo di osservazione. E con la lente della mente si chiama il testo, e quindi diciamo che va un po' insieme con altre riflessioni che abbiamo già fatto con la scuola SIPRE, quando abbiamo parlato del rapporto tra clinica e ricerca, quindi come la ricerca e la clinica servono l'una all'altra. Abbiamo poi fatto una importante riflessione con alcuni professori dell'Università di Roma, di Maggio ed altri, sul rapporto tra scienza, storia della scienza, pensiero scientifico e psicoterapia, i diversi paradigmi della psicoterapia. E oggi appunto andiamo un poco più da vicino a guardare il metodo psicanalitico, quindi sia il tipo di osservazione, il tipo particolare di osservazione e di ascolto, e anche come, diciamo, nella pratica clinica e nella pratica anche sociale, perché poi appunto il gruppo Ariele, la scuola di psicanalisi di gruppo, le realtà, diciamo, che formano i colleghi all'ascolto psicanalitico e all'intervento nei vari gruppi, non si fermano all'aspetto strettamente clinico, terapeutico, individuale, ma appunto, come anche la psicanalisi ci ha insegnato da sempre, insomma, la psicanalisi offre degli strumenti anche di lettura e di intervento sui gruppi, che naturalmente non va confuso con una tuttologia dell'interpretazione del presente, insomma, ci sono le altre scienze molto importanti, i loro linguaggi, i loro apporti, insomma, alla lettura del sociale, ma comunque la psicanalisi ha un suo metodo peculiare, ha un suo sguardo sul presente. I nostri seminari, del resto, vanno molto nella direzione di voler favorire proprio il confronto fra le discipline nel rispetto dei reciproci ambiti della ricerca, però appunto cercando di arricchire il dialogo e il dibattito e arricchire anche il sapere che gli psicologi che appunto vengono oggi da una formazione che diventa sempre più tecnica, invece nella formazione continua, nel rapporto con l'ordine, possano arricchirsi, insomma, di un approccio alla psicologia che è un approccio più culturale, quindi non solo professionale, ma proprio anche di disciplina, insomma, come tutte le grandi discipline, ospitano una serie di incroci che sono necessari e vitali. Adesso passerò a presentare gli ospiti di questa sera, che sono gli autori del testo, Leonardo Speri e Aurelia Galletti, che in questo momento però non so se ci ascolta, se è connessa, ha avuto delle difficoltà di collegamento. Entrambi questi autori sono membri di Ariele Brescia, che è un'associazione che si occupa prevalentemente di psicoterapia con l'approccio gruppo analitico, psicosocioanalitico, di cui poi ci spiegherà meglio Dario Forti. Paolo Magatti insegna all'Istituto di Psicoanalisi di Gruppo, ma anche lui fa parte di Ariele Milano, mi sembra. Poi, se dico qualcosa che non è giusto, mi correggete.
E Dario Forti questa sera mi coadiuverà più di altre volte perché gioca un po' in casa, essendo anche lui membro fondatore di Ariele, un esperto di psicanalisi dell'organizzazione, di psicosocioanalisi, quindi di intervento più che altro sulle organizzazioni. Lui studia anche gli aspetti proprio dell'evoluzione politica, confronto fra diverse organizzazioni. Quindi questa sera faremo un salto un po' più in alto, quindi un salto indietro, guardiamo un po' al metodo e all'osservazione, al taglio osservativo della psicoanalisi nei diversi contesti gruppali, che siano psicoterapeutici, ovvero organizzativi. I gruppi alla fine sono degli organismi che hanno dei loro funzionamenti, delle loro logiche, di cui Bion si è occupato inizialmente e oggi molti altri psicoterapeuti, soprattutto di estrazione sudamericana, ma insomma ce ne sono tanti anche in Europa, insomma, si occupano di approfondire queste dinamiche che ci illuminano molti aspetti anche per quanto riguarda i possibili interventi, diciamo, di rimessa in moto degli aspetti più vitali delle logiche gruppali. Come di consueto, io vi invito ad intervenire se volete, perché voi sulla vostra destra avete, voi partecipanti, la possibilità di scrivere delle riflessioni, delle osservazioni o anche di fare delle domande agli autori. E io adesso lascio la parola a Paolo Magatti come lettore, quindi ci introdurrà un po' nell'esplorazione del testo, dandoci qualche suggerimento, qualche suggestione sulla quale poi gli autori potranno fondare la loro ulteriore riflessione, approfondendo magari degli aspetti che ritengono più importanti questa sera. Lascio la parola al dottor Paolo Magatti. Buonasera. Grazie, grazie. Ringrazio Anna Barracco, ringrazio tutto il gruppo che ha organizzato questa serata e chiaramente saluto gli autori, Aurelia Galletti e Leonardo Speri, autori del libro che discuteremo insieme questa sera. Allora, io partirei proprio dall'osservazione del libro come oggetto, direi, no? Nel senso che ho in mano il testo. E osservandolo vedo nell'angolo in fondo a destra percorsi psicosocioanalitici, edizioni La Meridiana. Ed è un primo elemento che mi ha colpito, nel senso che ho sentito subito un po' un'aria di famiglia, direi, nel senso che con gli autori condivido questa appartenenza all'approccio psicosocioanalitico, sul quale poi magari nel corso della serata potremo tornare. Mi limito a dire, visto che probabilmente nel pubblico ci sono persone che non conoscono la psicosocioanalisi di Ariele, che l'approccio psicosocioanalitico è stato fondato, è una disciplina teorico-pratica nata a cavallo tra gli anni 70 e 80 per opera di Pagliarani, di G. Pagliarani, un allievo di Fornari, e che è stata sviluppata nei decenni successivi da diciamo due istituzioni che hanno comunque sempre trovato una modalità poi di scambio, di confronto. Ariele Milano, che ha sviluppato soprattutto la parte socio della psicosocioanalisi, e Ariele Brescia, che ha avviato una scuola di psicoterapia e ed è confederata tra l'altro a Coira. Ecco. Dico questo proprio perché l'incontro di stasera è anche un po' un riconnettersi intorno al tema dell'osservazione ed è un piacere proprio, come dire, dialogare mettendo insieme un po' le nostre risorse, i nostri punti di vista. Il tentativo della psicosocioanalisi è quello anche di dare un'immagine al tempo stesso differenziata e integrata di ambiti di intervento e di ambiti di esperienza del soggetto. Nel senso che il modo, diciamo, più semplice per presentare la psicosocioanalisi è quello di illustrare la finestra psicosocioanalitica, che è composta da due assi, diciamo, l'asse individuo-gruppo e l'asse fare-amare. All'incrocio dei quattro assi si generano quattro quadranti,
che sono sia ambiti esperienziali che ambiti applicativi, quindi la consulenza individuale, la formazione in gruppo, la psicoterapia individuale e la psicoterapia di gruppo, il tutto immerso in una dimensione sociale o politica. Ecco, questo per dare semplicemente qualche coordinata rispetto a questa familiarità, insomma, che ci accomuna. Passo al testo e il secondo elemento, osservando appunto la copertina, è chiaramente il titolo, con la lente della mente, con la lente della mente alle radici dell'osservazione psicoanalitica. E colpisce subito l'assonanza lente-mente, l'assonanza, direi la rima lente-mente. E quindi la prima riflessione è che la mente possiede tra le sue proprietà quella probabilmente di ingrandire degli oggetti, di ravvicinare degli oggetti. Ma in effetti, pensandoci meglio, esistono diversi tipi di lenti. Sono le lenti di ingrandimento, lenti che consentono di mettere meglio a fuoco gli oggetti in relazione al difetto da correggere. Poi ci sono anche le lenti protettive, le lenti che ci proteggono dai raggi ultravioletti, per esempio, che ci consentono di schermarci da una realtà fisica ed emotiva che forse solo in parte riusciamo a sostenere e solo in parte riusciamo a trasformare. Sempre seguendo un po' il filo delle libere associazioni, mi è venuto in mente che Freud utilizza in alcuni punti della sua opera la metafora dell'apparecchio ottico per riferirsi all'apparato psichico. Nel compendio di psicanalisi 38 scrive: noi supponiamo che la vita psichica sia la funzione di un apparato al quale ascriviamo estensione spaziale e struttura composita e che ci figuriamo simile a un cannocchiale, a un microscopio e ad altri strumenti del genere. Quindi Freud ci parla di un sistema di lenti, lenti che consentono di ingrandire oggetti lontanissimi o piccolissimi, lenti che consentono anche di mettere a fuoco, quindi distinguere i confini di ciò che altrimenti appare sfocato, sfrangiato, confuso. Beh, sappiamo tutti che mente nella sua etimologia rimanda però anche a mentire. Mente e mentire hanno la stessa radice, inventare con la mente, quindi plasmare, fingere. Questa derivazione sembra sollecitarci a pensare che le lenti ci portano a contatto con la realtà, ma inducono necessariamente anche una deformazione della realtà, una trasformazione della realtà nell'ordine della finzione, dell'invenzione. Ancora, come sostiene Bion, la realtà in sé è insostenibile, abbiamo bisogno di schermarci per poterla trasformare. Queste considerazioni ci portano quindi, diciamo, al sottotitolo del testo, cioè alle radici dell'osservazione psicanalitica, e io direi anche psicosocioanalitica. Un tema che, come sappiamo, è molto impegnativo dal punto di vista teorico, proprio perché ci sono in gioco enormi questioni di natura epistemologica. Che cosa possiamo conoscere della realtà? E ontologica. A che realtà abbiamo accesso? Cos'è la realtà psichica che nell'atto di osservazione cerchiamo di cogliere, di afferrare? È un tema impegnativo anche dal punto di vista del metodo, della tecnica e della teoria della tecnica. Ma per quanto riguarda la questione epistemologica, gli autori fanno riferimento a diverse tradizioni, in particolare è imprescindibile il riferimento alla fisica teorica e ai primi 20 anni sostanzialmente del Novecento, nel quale il dibattito si concentra proprio su il ruolo dell'osservatore e l'influenza dell'osservatore sulla realtà osservata. Questioni che porteranno poi alla formulazione del principio di indeterminazione di Heisenberg. Su questo punto mi interessa soffermarmi perché c'è
c'è una questione che forse sarà interessante riprendere, che ha a che vedere con la questione dell'osservazione in relazione al confine. E volevo leggervi questa citazione di Pauli, di Wolfgang Pauli, che riassume bene il passaggio relativo dalla fisica classica alla nuova fisica, proprio sulla questione legata all'osservazione. Scrive Pauli: la fisica moderna ha generalizzato la vecchia contrapposizione tra soggetto conoscente e oggetto conosciuto, nell'idea di una separazione tra osservatore o dispositivo di misura da un lato e sistema osservato dall'altro. Mentre l'esistenza di una tale separazione è condizione necessaria per la conoscenza umana, essa, la fisica moderna, concepisce il punto della separazione come relativamente arbitrario e frutto di una scelta condizionata da valutazioni di utilità e dunque in parte libera. Quindi, aggiunge Tagliagambe, filosofo della scienza sta occupando in questi anni proprio di elaborare una epistemologia del confine, il confine è imprescindibile, ma è mobile. Può essere collocato in un punto o nell'altro sulla base di una decisione motivata. Ecco, questa idea del confine mobile mi sembra che sia una questione chiaramente legata al problema del setting, che gli autori recuperano molto e diciamo, approfondiscono, cercando proprio di estendere anche la loro visione a diversi ambiti, cioè non solo all'ambito della psicoterapia, ma all'ambito anche degli interventi con i gruppi e agli interventi all'interno dell'istituzione. Soprattutto la questione del confine è legata anche a quello che stiamo un po' vivendo anche questa sera, cioè l'impatto che le nuove tecnologie hanno sullo sfrangiamento, direi, delle dimensioni del contenitore, no? Questo è un punto che sembra molto interessante, che probabilmente sarà proprio un oggetto della discussione da trattare insieme. Oltre alla fisica, i riferimenti che gli autori fanno sono sicuramente quelli all'antropologia e quindi tutta la questione dell'osservazione sul campo e all'osservatore partecipante. In particolare, i riferimenti che vengono presentati sono soprattutto all'opera di Bateson, che è molto presente nella loro presentazione, diciamo, del problema. E da ultimo la questione invece più legata alla psicanalisi. Ecco, su questo io mi sentirei di dire che nel campo psicanalitico la questione dell'osservazione acquista un'importanza crescente nel momento in cui la psicanalisi amplia il proprio campo di intervento, esce dal setting classico, dalla cura del paziente nevrotico e si estende all'ambito della psicanalisi infantile e alla psicanalisi dei gruppi. Quindi nel momento in cui, diciamo, la dimensione della vista e della percezione visiva riprende spazio. Gli autori fanno riferimento chiaramente a tutta la tradizione dell'infant observation, che è chiaramente un punto nodale dell'approccio psicoanalitico al tema dell'osservazione. Ma in questo contesto a me sembra interessante anche ricordare dal punto di vista psicanalitico, meglio dell'epistemologia psicoanalitica, la posizione di Bion in particolare, il quale addirittura considera la sua teoria delle trasformazioni non una teoria psicoanalitica, ma una teoria dell'osservazione psicoanalitica, dicendo che il suo obiettivo è quello di colmare il fossato tra le preconcezioni psicoanalitiche e i fatti quali emergono nella seduta. E quindi questo è sicuramente un punto molto, diciamo, avanzato che tutta la tradizione poi post-bioniana ha recuperato e sta ancora sviluppando, soprattutto recuperando tutto il tema del vertice estetico che Ariele Milano, diciamo, ha ben presente in quanto abbiamo fatto in questi anni un lavoro molto interessante con Civitarese proprio su queste questioni.
Ecco, allora, di fronte a questa complessità, questa stratificazione epistemologica, storica anche, gli autori cosa fanno, diciamo, come si posizionano? Ma io ho avuto l'idea che gli autori cercassero proprio di, in qualche modo, dipanare una matassa, cercando di dare un ordine, direi, e un'organizzazione a una materia estremamente complessa per offrire al lettore, ma io penso anche all'allievo, dei punti chiari di ancoraggio e di riferimento. Infatti, prendendo l'indice, scorrendo l'indice, diciamo così, si ha subito un'idea, no, di questo ordine, di questa organizzazione della materia, nel senso che l'articolazione è così strutturata. Chi osserva, cosa si osserva, come osservare, che sono i tre punti, diciamo, iniziali fondamentali. Poi c'è un metalivello, imparare a osservare, e poi due campi specifici di osservazione, ossia osservare l'istituzione e osservare ai tempi di WhatsApp. Oggi forse potremmo dire ai tempi di WhatsApp e forse anche di Zoom e di Teams, eccetera. Però il libro è stato scritto in fase pre-Covid, no? Tutti noi abbiamo avuto un'esperienza incredibile di apprendimento in questi ultimi 3-4 mesi. Allora, tornando brevemente, sempre ad osservare il libro anche nella sua materialità, mi ha colpito il formato del libro, che è un formato, direi quasi a quaderno. Quaderno. E quindi allargato, no? Con all'interno degli ampi margini che sicuramente soddisfano il lettore che vuole fare delle integrazioni, che vuole fare delle annotazioni, vuole chiosare il testo. Quindi, diciamo, c'è un'idea di spazio, di una dimensione insatura, direi, no? C'è una dimensione insatura che invita in fondo al dialogo con il lettore. E quindi ho fatto appunto la fantasia che ci fosse un po' quest'idea che già nel tema dell'osservazione è implicito, no? Di costruire un collegamento, un accoppiamento, potremmo dire, tra il soggetto che osserva e il soggetto che viene osservato. E questo appunto ci pone proprio in medias res sul tema del libro, penso. Nel senso che, come dicono gli autori, viene ripreso in diversi punti, anche recuperando un testo molto interessante del 1978, scritto da Franco Borgogno, L'illusione di osservare. L'osservazione non è una mera registrazione di fatti, bensì una cooperazione, un accoppiamento, la costruzione di un legame affettivamente connotato tra sé e l'oggetto, e con una reciproca influenza del sé sull'oggetto e dell'oggetto sul sé. Ecco, questo tema della reciprocità è un aspetto molto interessante che poi avvia tutta una riflessione anche sul tema del campo. L'illusione di un'osservazione satura, definitiva, immacolata, senza implicazioni del soggetto nell'atto dell'osservazione, è, come scrive Borgogno, per l'appunto un'illusione, ossia una difesa dal contatto doloroso con la realtà esterna e con la propria realtà interna. Quindi, in termini più psicosocioanalitici, potremmo dire che l'osservazione non è mera registrazione di fatti, ma un accoppiamento generativo, o per usare un termine di Pagliarani, germinativo tra sé e l'oggetto. L'osservazione, quando non è gravata eccessivamente da processi difensivi, è una forma di ibridazione che genera quindi un terzo elemento, un elemento nuovo, un elemento imprevedibile anche, che può aprire a nuove possibilità, a nuovi significati. Quindi l'idea che vorrei associare è proprio quella della sonda che espande il campo che esplora, no? Per usare un'espressione ioniana. Detto questo, farei una proprio breve carrellata di questioni, di temi che forse potrebbero essere poi ripresi dal pubblico
degli Un autori. attimo solo, prima della tua carrellata, diamo il benvenuto ad Aurelia Galletti che è riuscita a connettersi, quindi ci siamo tutti. Buonasera, Buonasera. tu riesci a sentirci e noi ti sentiamo bene. Voi mi sentite? Sì, Benissimo. perfetto, perfetto. Grazie. Scusa, dottor Magatti. Sono io che sono impedita sul piano telematico. Abbiamo avuto tutti dei problemi in queste ultime serate, non sappiamo come mai. Invece di diventare più bravi, siamo diventati più imbranati, però vabbè. Adesso Scusa. l'importante è che ci siamo tutti. Non avevo l'audio. Aurelia, sei riuscita in parte a seguirlo? Sentire? Paolo. No, perché Allora. ero in collegamento con la. Comunque cercherò di. Ok, ma allora, Anna, mi permetti di dire, posso magari, Paolo, questi altri elementi tienili per un secondo giro. Paolo Magatti ha dato la sua lettura di perché è interessante questo libro, perché solleva una serie di questioni importanti nella storia, nel pensiero, anche nella pratica di tutto il mondo della psicoanalisi, anche psicosocioanalitico, e mi sembra che adesso Leonardo, che ha potuto seguire, ha elementi per poterci introdurre. Poi, in base al vostro gioco di squadra, di coppia, le cose che magari non sviluppa Leonardo, le puoi riprendere tu. A Paolo magari potremmo dare una parola un attimo dopo un primo giro di vostri interventi. Va bene? Grazie, grazie, grazie Dario. Leonardo. Intanto grazie Dario, grazie Anna e soprattutto adesso grazie a Paolo per questa prima lettura davvero di grande interesse per noi perché effettivamente tocchi tutta una serie di temi che ci siamo posti in corso d'opera e poi ci dai una fotografia che ci permette, come dire, di riaprire la riflessione dove non era affatto chiusa, perché come hai giustamente finito poco fa di dire, il libro non poteva che essere in saturo come proposta di pensiero. E così ci dai anche l'occasione di dire a tutti perché l'abbiamo pensato. È nato proprio all'interno di un contesto in cui credo che la guida sia stata, dopo la nostra esperienza di docenti in cosa negli ultimi anni, e soprattutto dopo la nostra esperienza di docenti sul tema dell'osservazione. Aurelia, in un seminario importante che c'è stato alcuni anni fa, e io rispetto ad un insegnamento che seguo e che appunto si chiama appunto teoria tecnica dell'osservazione di gruppi, che è basato sulla discussione in gruppo dei report, delle osservazioni che gli allievi fanno nei vari gruppi di terapia nei quali sono inseriti concretamente come osservatori, abbiamo sentito la necessità di creare una dimensione di riflessione sull'oggetto osservazione, perché era uno scontato in qualche modo, non c'era un pensiero su questo strumento che noi adoperiamo, più o meno era tutto lasciato all'implicito. E questo implicito ci ha fatto anche pensare che in fondo poteva essere una buona idea quella di partire da una riflessione sull'osservazione per operare un disincanto rispetto a un'illusione, non solo di osservare, come dice poi Borgogno, ma in realtà quella di un'illusione di onniscienza e di onnipotenza terapeutica che in fondo all'inizio soprattutto della propria voglia di essere terapeuti prende, no? Come se ci fossero dei sistemi che sono in grado di essere esaustivi rispetto agli interventi e alle richieste che ci vengono fatte dai nostri pazienti o dai gruppi o dalle istituzioni stesse. Dopodiché possiamo solo immaginare che siamo imbarcati in un'impresa arditissima, perché non solo l'osservazione è un tema che è tutt'altro che trascurato sia dal punto di vista filosofico che delle scienze naturali, che quindi insomma soltanto darne ragione diventava un'impresa veramente impossibile. Ma anche parlare di una pretesa, cioè di partire dal presupposto che come gli individui, i gruppi, le istituzioni hanno una vita psichica, hanno una vita affettiva e che questa sia in qualche modo oggetto di osservabilità, sia possibile osservarla in qualche modo, possa diventare oggetto di osservabilità. E questa è una pretesa ambiziosissima, credo, no? E quindi ovviamente bisognava anche dare da una parte la disillusione circa la possibilità di osservare in un panopticon in cui tutto fosse possibile raccogliere, interpretare ed intervenire,
a una possibilità che attraverso gli indizi si potesse fare un buon lavoro all'interno, guarda un po', proprio di quello che dicevi tu, di quello che poi è il confine che viene stabilito dal setting, che viene stabilito dal patto che tu vai a stabilire con il tuo paziente, gruppo, istituzione, il tuo committente. Hai fatto riferimento prima alla finestra della psicosocioanalitica, sarebbe molto bello poterla proprio approfondire, ma come dire, assumere un vertice osservativo su uno dei quadranti vuol dire non trascurare gli altri, ma accettare che nel patto terapeutico il tuo confine di pensiero e di intervento si limita a quello che è quel quadrante. Per cui se stai lavorando come consulente individuale, fai quel lavoro e non stai facendo un'analisi individuale, anche se i riflessi della vita psichica, della storia psichica e affettiva della persona ovviamente si sentono tutti sul livello che noi chiamiamo del Faber, no? E quindi l'idea era quella di dare una, diciamo così, occasione di ripensamento e soprattutto agli allievi la possibilità di avere una traccia da seguire, non esaustiva, ma anche incoraggiante. Non abbiamo fatto riferimento alle altre discipline così a caso, nel senso che se la fisica, che passa per la scienza più esatta di tutte, è la prima che ha messo in discussione questi paradigmi, perché poi la psicologia deve essere così assertiva e così certa di una distinzione tra osservatore ed osservato, come in tante volte implicitamente si pretende, insomma, no? E quindi questa operazione di vaccinazione, in qualche modo, no? Di creare degli anticorpi rispetto a un'illusione, è stata un po' l'operazione, diciamo, guida che ci ha spinto a fare questo lavoro, che è durato un po' di tempo, nel senso che ha avuto una prima edizione, guarda un po', come Quaderni di Ariele Psicoterapia, a proposito della tua associazione, e che ha trovato in Meridiano un partner molto molto interessante da questo punto di vista, perché al di là dell'impaginato che anche su altre collane ti permette di riempire di note e anche di critiche feroci a quello che stai leggendo e annotandoti tutto questo, ti permette davvero di considerare questo testo un testo aperto. Perché mai e poi mai avremmo potuto né sostituire il bellissimo lavoro di Borgogno, certamente non dar ragione della fatica epistemologica che ha costruito la fisica a partire dai primi anni del Novecento, della dimensione ricchissima di tutto il materiale che gli antropologi hanno costruito, se non quella di stimolare le persone che hanno curiosità ad andarlo a cercare. Questo era un po', diciamo così, il motivo anche della snellezza di questo testo, che voleva essere un testo leggero e di una collana che speriamo avviata con lui e che ha già dei titoli in futuro, insomma, che vorrebbe rappresentare il pensiero di Ariele Psicoterapia, così vicino a quello anche di Ariele Psicosocioanalisi di Milano, come un prodotto, diciamo così, aperto, come voleva Gino Pagliarani, l'ibridazione, insomma, no? E quindi alla possibilità di incontrare altri saperi, di incontrare altri colleghi, di incontrare altri mondi che ti permettano di crescere. In effetti alcune riflessioni che sono state fatte anche da altri colleghi ed amici è che è un testo che va al di là di un'osservazione psicosocioanalitica e psicoanalitica, perché ti permette di mettere in discussione il tuo punto di vista osservativo, anche se, non so, hai un approccio sistemico piuttosto che di altra natura, perché introduce proprio questa capacità di critica che ti costringe e che costringa, e credo che ci sia un inserimento importante di un fattore che è quello della temporalità, a non corticircuitare quello che vedi o quello che hai sentito con l'azione, contro una precipitosità, la capacità di aspettare, di sospendere il giudizio anche dal punto di vista etico, e di creare questa dimensione in cui si faccia spazio al pensiero, dove la lente della mente, come giustamente hai detto, è stata sì pensata proprio come lente deformante, ma anche lente che ti aiuta a vedere laddove non puoi vedere, perché se sei miope, distante, non vedi, e se sei presbite non riesci a vedere troppo da vicino, quindi un aiuto, ma sapendo bene di che quali filtri oggi stai adoperando, compreso quello protettivo, che mi è piaciuta molto la tua idea, no? Dello schermo che impedisce l'essere invasi in maniera totale ed assoluta, ed è, c'è nel testo un riferimento all'esperienza della Cheche, di René, nel testo del diario di una schizofrenica, no? Di un mondo senza ombre che ti invade completamente, no? Perché proprio la psicosi, come
a cogliere il mondo, ad essere invasi nel mondo senza poter attribuire significati. E questo credo che sia un altro degli elementi molto interessanti. Poi me ne hai stimolati tantissimi e sento che ne hai di riserva molti altri. Ma insomma, per il momento mi fermerei qua a vedere se Aurelia, dalle cose che dico, si può attaccare con qualche altro punto. Se no, possiamo andare avanti. Partendo, non sapendo, beh, siccome non so cosa ha detto Paolo prima, l'altra cosa che il libro cerca di sfatare è l'idea che l'osservazione sia legata al senso del vedere, no? Della vista. Che sia qualcosa che appartiene prevalentemente, diciamo, a questa percezione, quando invece la lente della mente, appunto, è qualcosa di molto più complesso. Innanzitutto coinvolge tutti gli sensi e secondariamente coinvolge tutti quegli schemi. E quel, diremmo con gli argentini, no? Quell'ecro, no? Quel sistema di riferimento operativo e mentale che consente di vedere appunto oltre le apparenze, di vedere o di sentire quello che sta dietro alla pura percezione. A parte che non esiste una pura percezione, c'è sempre un'organizzazione della percezione, però di poter cogliere anche tutto quanto sta dietro. Questo è tanto più valido per gli allievi, e lo si vede molto bene quando appunto nei loro percorsi di osservazione presso i gruppi terapeutici in cui devono poi fare dei report delle sedute. La differenza enorme che c'è tra i report delle prime sedute e quelli che si collocano verso la fine del loro periodo di osservazione, in cui si nota proprio quanto è cambiato il loro sistema, no? Di osservativo. Ecco, direi questo. Chiedo scusa, magari potremmo allora usare ancora Paolo Magatti, che aveva avuto un po' la funzione di apripista per la discussione, magari per offrirvi qualche altro elemento che quindi consenta anche a Aurelia di collegarsi. Però fatemi fare solo una battuta, perché è un po' affettiva la battuta che faccio. Il nostro maestro, il maestro mio, di Aurelia e di tanti altri amici, usava. Che era bravo nell'usare le espressioni verbali, parlava dell'immacolata percezione come una dell'illusione, quella di cui parla anche Borgogno, sull'illusione di osservare, l'idea che possa essere immacolata. Era un pochino blasfema anche come retrogusto, ma molto efficace, mi sembra. Verissimo, verissimo. E anche su questo, infatti, ci soffermiamo un po', no? Proprio perché l'abbiamo sentito dire tante volte da Gino Pagliarani. Questo è legato anche al fatto che, nonostante appunto le scienze dure attraverso la crisi dei fondamenti abbiano messo in discussione fortemente ormai la presunta oggettività, diciamo, dell'osservazione, tuttavia nella comune, diciamo, così in un ambito meno scientifico, diciamo così, questa pretesa spesso c'è. Ancora noi sentiamo a volte degli allievi che ci dicono: ma io osservo i fatti, no? E questa è una presunzione di immacolata percezione, perché i fatti sono sempre un risultato di una qualche iscrizione comunque al proprio sistema di riferimento che decodifica le sensazioni. Quindi proprio questa cosa che volevamo, e anche per questo abbiamo fatto anche un po' di storia appunto della percezione
dell'osservazione attraverso le altre discipline, no? Quindi questa presunzione è giusto ribadire, insomma, che è proprio una presunzione a tutti i livelli. Paolo, vuoi offrire qualche altro spunto? Voce. Microfono. Mi sentite? Sì. Allora, sulla questione, cioè mi sembra che una delle questioni cardine sia proprio quella del passaggio da un'osservazione che voi chiamate fenomenica o fenomenologica a un'osservazione psicoanalitica. Cioè lì c'è il salto, no? Nel senso che lì si apre la vera questione, secondo me, cioè che cos'è l'oggetto psicoanalitico. E quindi si apre tutta la questione di che cos'è l'inconscio sostanzialmente, di che cosa è possibile osservare dell'inconscio. E quindi qui mi sembra che la strada che viene in qualche modo presa è quella legata soprattutto alla psicoanalisi argentina e alla questione dell'emergente rispetto a un campo. Il campo osservativo è un sistema che prevede delle dimensioni latenti e delle dimensioni manifeste, l'emergente è ciò che dà un senso, una configurazione, diciamo così, senso almeno iniziale a quello che si sta muovendo nel campo osservativo. E questo mi sembra un aspetto interessante, anche se appunto è una questione enorme, no? di definire che cos'è l'oggetto psicanalitico. Io ho in mente anche la lezione di Bion, che effettivamente oscilla tra un'attenzione alla questione della sensorialità come elemento imprescindibile, come dimensione imprescindibile, però l'angoscia in sé non ha odore, non ha sapore e non si può vedere. E quindi questa oscillazione è sempre un'oscillazione molto interessante che rimane comunque problematica nel campo della psicoanalisi. E mi sembra però che la questione dell'emergente, che viene affrontato in più punti del testo, meriti così un'ulteriore riflessione da parte vostra, nel senso che è l'elemento che ci consente forse di trovare il punto un po' intermedio tra un'osservazione di natura fenomenologica e un'osservazione psicoanalitica, dove appunto le dimensioni transfer, del controtransfer, se usiamo quel modello, o le dimensioni, diciamo, del campo analitico, possono diventare dei paradigmi che ci aiutano a leggere appunto dal punto di vista psicoanalitico il tema dell'osservazione. E poi appunto ho notato che mi sembra almeno che nella vostra proposta ci sia una sorta di gradualità, ossia iniziamo a lavorare sull'osservazione fenomenologica o fenomenica e gradualmente ci spostiamo nell'integrare anche una dimensione più complessa che ha a che vedere con l'oggetto psicoanalitico. Ecco, mi è sembrato che nella vostra proposta ci fosse proprio l'idea di uno sviluppo graduale, anche in termini proprio di competenza osservativa, attraverso questo processo. Sì, partirei da questo, poi magari Aurelia integrerà. È un espediente didattico, Paolo, nel senso che è chiaramente inscindibile la cosa, nel senso che chiedere agli allievi che stanno facendo l'osservazione nei gruppi di limitarsi al racconto di ciò che hanno visto e notato, un po' sul modello dell'infant observation della BIC, che poi racconto che poi diventerà reso conto ai colleghi, e soltanto là ci sarà lo sforzo dell'attribuzione di senso all'interno di un gruppo altro, di un altro luogo. È proprio una questione di un esercizio, insistiamo molto noi sul discorso dell'allenamento, no? di questa funzione. Ma appunto dichiaratamente artificioso, perché appunto già comunque sono immersi da subito negli aspetti emozionali, nel controtransfer, insomma, però per renderli leggibili e decifrabili forse bisogna che
così abbiamo scelto, diciamo così, e mi pare abbastanza in questi anni di esperienza pagante, di cominciare così, di fare questa riflessione, di riportarci a delle radici dell'osservazione in quanto osservazione, tra virgolette, scevra se possibile dalla vis interpretativa che immediatamente, soprattutto i primi anni, ci sono. Poi tu poni un problema che hai già posto prima, che secondo me è forse tra i più intriganti, che è quello di come osservare l'intersoggettività poi alla fine, perché cioè da una parte c'è un soggetto, dall'altra parte l'oggetto dell'osservazione, ma in realtà ci sono due soggetti che interagiscono rispetto a un qualcosa in cui tu non hai più la sensazione o non puoi più sapere che cosa appartiene l'uno all'altro, o nicotianamente lo spazio tra, lo spazio between, lo spazio transizionale, no? Ed è una cosa molto, molto interessante, che lì non abbiamo approfondito, ma per esempio per chi come me per molti anni si è occupato di psicoterapia delle psicosi, ha trovato in Gaetano Benedetti un grandissimo maestro, l'idea di soggetto transizionale, questa forma di soggetto che appare nei sogni, nelle fantasie dell'analista, e che è rappresentato all'interno di questi sogni di un qualcuno che non si sa più se è l'analista o il paziente, e sembra essere un transito, oltre che abbastanza ripetuto, anche abbastanza tipico di determinati percorsi psicoterapeutici, dove si comincia da questa rifusione per arrivare di nuovo a una differenziazione. Lo trovo estremamente intrigante, ma è come se però ci fosse un terzo interno che ti permette di guardarla questa scena. Cioè, come se l'allenamento psicoterapeutico, l'allenamento ad osservare, ti abbia creato la funzione terza di qualcuno che osserva te nel campo. E io non so come giocarla questa nel tema dei confini, perché ancora un dentro o fuori, non per niente, e la dobbiamo nel libro ad Aurelia, l'idea di portare questa immagine di Eschler, no? In cui questo dentro o fuori è... continuamente. Ecco, però intanto rendere l'allievo e noi stessi consapevoli di questa difficoltà, insomma, di questa forse aporia, non lo so, qualcosa di che non sarà facile di venirne a capo, però l'idea è che il nostro lavoro si caratterizza di questa cosa straordinaria di poterci vedere pensando, e quindi la lente della mente, finché siamo in relazione con. Sì, e questo okay. Aspetto, secondo me, dicevo che è la posizione, la cosiddetta posizione analitica, no? Il poter mantenere la posizione analitica, che è una specie di sdoppiamento quasi, no? Qualcuno la chiama attenzione fluttuante e così via. Cioè un qualcosa che costituisce un vertice interno, no? Da cui osservare il campo in cui noi stessi siamo inseriti. Il controtransfer, poi alla fine l'analisi del controtransfer è quella che consente questo vertice, di analizzare questo vertice, di poterlo vedere. In questo il nostro maestro Pagliarani sicuramente ci è stato di grande stimolo, perché addirittura ha pensato alla possibilità di costituire un vertice che analizza il controtransfert istituzionale, no? Fu una bestemmia per alcuni quando uscì la nostra ricerca sul controtransfert istituzionale, l'inconscio, che si intitola l'inconscio organizzativo, e per alcuni che parteciparono al convegno in cui presentammo questa ricerca, era una bestemmia dal punto di vista analitico, non poteva sussistere, no? Eppure Pagliarani disse: ma perché non può esserci un vertice osservativo che osserva se stesso mentre analizza anche una istituzione? È chiaro che deve essere un vertice composto da persone abituate ad analizzare il controtransfer, quindi, e questo gli dà la possibilità di essere anche interno all'organizzazione stessa. Ma è anche vero che, come l'analista
osserva se stesso, le proprie reazioni a quello che il paziente, sia esso individuo, coppia, gruppo, istituzione, polis, no? Perché la nostra finestra psicosocioanalitica prevede anche il quadrante della polis come oggetto, tra virgolette, soggetto di osservazione. Quindi perché non pensare che come l'analista guarda se stesso in relazione con l'oggetto di osservazione e vede se stesso all'interno di questo campo, non sia possibile farlo anche per l'istituzione che è un sistema, no, di gruppi, ruoli, funzioni, eccetera, e che ha quindi strettamente a che fare con la ricerca analitica e con l'estensione del campo oggetto di lavoro che partendo dall'individuo si è esteso progressivamente nell'ambito dell'ultimo periodo ai gruppi poi e adesso alle istituzioni. Quindi è molto importante secondo me questo elemento. E l'altra cosa che volevo dire era, perché mi ha molto intrigato il discorso che hai fatto Paolo che cos'è l'oggetto analitico, no? Che cos'è? È una cosa difficile, è tutto questo insieme, no? In cui, come in Galleria di Stampe di Escher, l'osservatore interno al quadro dentro cui compare la galleria di stampe. E quindi è un discorso ricorsivo internamente. E nello stesso tempo, però, c'è tutta una questione che riguarda l'emergente di cui tu parlavi. Che cosa osserviamo? L'emergente, osserviamo degli indizi. Poi alla fine noi possiamo dire che lo psicosocioanalista, qualunque sia il suo campo di osservazione, non è un ascoltatore passivo che aspetta che gli arrivi dal paziente, sia anche quando il paziente è un paziente individuale e anche quando sta conducendo una psicoterapia nella quale si può concedere tutto il tempo che vuole, a parte il fatto che Pagliarani giustamente diceva che anche una psicoanalisi individuale deve essere quam brevissima potest, tutta quella necessaria, niente di più di quella, no? Ma la cosa che ci consente di svolgere questa attività con efficacia è proprio il fatto che noi diventiamo, come diceva Bleger, cacciatori di indizi. Non siamo passivi, ma andiamo a caccia di indizi. E in questo ci è venuto in aiuto il testo di Carlo Ginzburg sul paradigma indiziario, no? In cui paragona giustamente Freud il suo lavoro a quello di Sherlock Holmes, a quello di questo Morelli che ha applicato la caccia agli indizi nel campo della critica d'arte per definire l'autenticità, no? Per ascrivere a un determinato artista dei quadri che erano incerti o che erano stati attribuiti in maniera non esatta. Cioè la capacità di andare a caccia di indizi. Nel caso dei quadri erano i particolari poco significativi, tipo come quell'artista fa le unghie, che sono una cosa su cui non ci sta troppo a pensare, no? Oppure elementi marginali, perché sono quelli che di solito anche il falsario fa più fatica a copiare, no? E quindi da lì, da questi indizi che nel campo della terapia
qualunque essa sia, con, ripeto, con qualsiasi setting e con qualsiasi paziente essa venga condotta, ha tutta una serie di messaggi che noi possiamo percepire, compresi per esempio gli odori. È una cosa trascurata, ma io mi ricordo che sono arrivata ad un certo punto del mio lavoro terapeutico in cui riuscivo a distinguere le donne che avevano subito un abuso dall'odore. Avevano un odore particolare. La maggior parte di quelle che io ho visto, ne ho viste parecchie, ma la maggior parte aveva un odore particolare. E quindi quando io cominciavo a sentire quell'odore, mi mettevo perlomeno in ascolto per capire se poi attraverso magari i sogni o attraverso altri indizi potevo andare a verificare questa mia percezione. Ecco quindi l'importanza di andare a caccia di questi indizi che nel campo sono disseminati, sono molti di più di quelli che noi riusciamo a cogliere, ovviamente, però poi in questo ci viene in aiuto anche l'esperienza, ci aiuta anche a poterli individuare. Io aggiungerei una cosa oltretutto, che questa cosa non so se è consolatorio, ma con la teoria dei frattali, l'invarianza di scala, che nel frammento puoi trovare le formazioni, le configurazioni che si ripetono poi nell'insieme, dà e ridà dignità a quel pezzettino che trovi. E credo che questa non sia ho preso quello lì arbitrariamente più, ma che lì dentro, come nel fiocco di neve, c'è quel pezzetto che da cui puoi ridisegnare l'intero. Quindi certo, disillusione del panottico, ma anche valorizzazione di quel pezzetto che tu stai prendendo. E questo chi si occupa di teorie dei sistemi complessi, che si occupa di intelligenza artificiale, lo sa bene, perché oggi da frammenti anche piccoli si ricostruisce l'intero con grande come dire, esattezza, insomma, no? Ed è estremamente interessante, come se le regole che mettono e tengono insieme determinati piccoli pezzetti che sono sottoposti alle osservazioni ci permettono di fare inferenze su quelle che invece non vediamo e non sentiamo. Scusatemi, ma questo aspetto mi sembrava integrante. Non so se è vero, ma mi ricordo, mi ha colpito che in un resoconto di una grande scoperta paleontologica, uno scienziato, non so se russo, da un ossicino trovato nel permafrost, non so dove, avevano ricostruito il corpo di un grandissimo rettile di, non so, di grande 20-30 metri, proprio per tutta una ricostruzione dal micro. Ma di questa piccola battuta, vi riporterei però ancora al tema, questo qui degli indizi, della ricerca, mi sembra un tema molto importante, non so se poi Paolo avrà da dire qualcosa ancora. Sul tema di cui invece avete discusso, a partire dallo stimolo su che cos'è l'osservare nel rapporto soggetto-oggetto, soggetto-soggetto, no? E all'interno di un campo analitico che esterianamente ingloba anche l'osservatore, dove forse dal punto di vista i modelli transfer contro transfer rappresentano uno stadio evolutivo che il campo supera anche, perché transfer contro transfer, poi qualcuno parlava di co-transfer. Vi dico una cosa che Aurelia e Leonardo conoscono, ma lo dico anche un po' in riferimento agli interessi della psicosocioanalisi di cui parlava Paolo Magatti all'inizio. Dato un interesse molto forte in questi anni, alcuni di noi hanno sviluppato sui temi di applicazione della psicosocioanalisi ai temi della società nel suo insieme. Ecco, questo tema diventa esplosivo. Perché? Scusate, non voglio essere didascalico, ma se nel rapporto a due, paziente, terapeuta, partiamo da due soggetti che ci sono e tutto questo tema della simmetria e non simmetria, naturalmente si presta moltissimo tutto il tema transfer contro transfer. Sappiamo che già quando, ma ne parlate moltissimo voi nel libro, quando un trainer di gruppo
perché abitualmente o molto spesso si avvale della presenza di un osservatore? Voi avete fatto riferimenti sul fatto che la figura di osservatore è anche una funzione di apprendimento. È come dire che in quel campo lì gruppale tu riesci a riconoscere l'esistenza, cioè dire, è come se fissi la legittimità di un punto di vista che poi non è che sia il compito solo osservatore, ma l'osservatore in qualche modo ti indica la possibilità di che tutti diventino il record dell'osservatore di quel gruppo. Quando facciamo sviluppo organizzativo e intervento nelle istituzioni, anche questa dimensione c'è per il consulente che si rapporta a un sistema con ruoli diversi. Ecco, la questione è che però questi tre livelli, la terapia 2, il gruppo e l'istituzione, hanno tutti una via di fuga che il terapeuta, il conduttore e il consulente possono non appartenere a quella realtà. Il terapeuta non è il paziente, anche se magari in certi momenti creerà delle identificazioni profonde da cui rischia di essere risucchiato. Il conduttore è nel gruppo, ma poi alla fine, lo ricordate anche voi, no? L'invito classico, non parlatevi fuori delle sedute, poi non lo fanno mai, no? I partecipanti di un gruppo di terapia si parlano sempre fuori, quando non fanno di più. Anche nell'istituzione è molto facile che il consulente venga da un'altra parte. Ecco, quando però noi parliamo, noi di Ariele, noi psicosocialisti, che invece la grande utilità in prospettiva per le nostre discipline sarebbe di applicare, di utilizzare le scoperte formidabili della psicoanalisi di ormai a 120 anni, non solo ai pazienti, al di là del tema del costo della terapia, ai gruppi, ma la grande utilità sarebbe applicarlo nella società, perché la società è piena di conflitti, di traumi, di eventi, se non che noi non possiamo essere esterni alla società di cui siamo parte. Quindi tutta la vostra riflessione importantissima su questo, il terzo analitico, un punto di vista che tu devi educare, quando poi intervieni nella società, questo è un dato costitutivo. Perché o chiamiamo uno che arriva da Venere, che si occupi dei problemi della nostra Terra, sì, ci sono i mediatori, no? Quelli che nei contesti di guerra, però di solito è una forma che ha avuto un senso, ma l'idea è che davvero i soggetti devono essere capaci di autoanalizzarsi. Ecco, allora la sfida è quella di come si riesce a stare dentro e fuori contemporaneamente, perché tu sei parte in causa, ma potresti essere anche, dato il termine, il salvatore o colui che innesca un processo di conoscenza, di comprensione e di trasformazione. Questo per dire come la psicosocialisi ha questa pretesa di cogliere tutti i piani dell'esperienza umana, no? La vedo difficile, sì. Paolo, pendiamo dalle tue labbra, però. Io volevo anche riprendere la questione che mi sembra importantissima dell'indizio, perché qua mi sembra che sia possibile anche in qualche modo vedere due possibili sviluppi della psicoanalisi, no? Cioè l'indizio rimane comunque a una dimensione per cui l'inconscio è latente, che bisogna scavare per andare a recuperare il rimosso, e quindi una dimensione più archeologica. E se pensiamo all'indizio come una microtrasformazione, vediamo l'inconscio come un processo trasformativo orientato, cioè dov'è l'inconscio? È anche davanti, non è soltanto dietro. Quindi è un processo che appunto espande una pensabilità e che gira sempre intorno ad un nucleo che è vuoto, sostanzialmente, non è dietro, non si sa bene dov'è. Quindi l'indizio mi fa un po' di problema da questo punto di vista, cioè lo vedo come una parte, non il tutto, no? Nel senso che l'indizio comunque rimanda a una psicoanalisi molto tradizionale, tant'è vero che appunto tutto il pensiero post-bioniano non si riconosce nella psicanalisi indiziaria, ma più o quantomeno propone anche un'altra linea, in parte integrabile, in parte no, che è più giocata sulla trasformazione più che sull'indizio. Non tanto un recupero di una realtà, di un ricordo rimosso, ma di una trasformazione di un inconscio più strutturale, sostanzialmente, quindi un'espansione del campo in questo senso. E quindi penso che qui ci sia anche una lettura possibile dell'emergente, nel senso l'emergente come
una nuova di possibilità che può espandersi ulteriormente, non che rimanda a un passato, no? Penso che siano due visioni che in parte sono alternative, in parte potrebbero anche integrarsi. Però ecco, insomma, la questione dell'indizio è comunque portatrice di una visione archeologica, ecco, mi sembra, no? Nel senso che vado a scavare per capire quello che non abbiamo ancora capito. Il tema della trasformazione va più nella direzione appunto di un divenire qualcosa più che di capire qualcosa. Mi sembra che qui ci sia una possibile alternativa che si riflette anche sul modo forse di leggere l'emergente, cioè l'emergente come una potenzialità di senso non ancora espansa, non ancora sviluppata, piuttosto che come un sintomo di qualche cosa che non abbiamo ancora capito e che forse capiremo. È chiaro che le due cose possono anche combinarsi, però è bene anche vederle come posizioni alternative. Offri un punto di vista in più sul che cosa osservare, perché un conto sono oggetti come se fossero depositati in un luogo altro, un conto ci sono processi. E quindi se l'indizio di un processo in corso in cui tu sei parte, mi sembra che sia questo l'elemento, no? Che è diverso, no? Non è qualcosa che è rimosso da una parte, è proprio la struttura che va cambiando. Mi sembra interessantissimo questo punto di congiunzione delle cose, perché effettivamente continuiamo a pensare in maniera semplificatoria un di qua e un di là, e questo ci ritorna in continuazione, secondo me, ed è la difficoltà a pensare in termini complessi, nel senso vero di complessi, insomma, non complicati, proprio complessi, e come se la nostra testa fosse condannata e costretta a una visione a un certo punto semplicistica, ci fosse una soluzione perché non ce la possiamo permettere, non ce la facciamo, non diventa sostenibile, a quel punto viene anche violentemente una semplificazione di quello che andiamo a osservare. Questa è anche un po' una risposta che dai, in un certo senso, almeno mi arriva così, una risposta a Dario, cioè come dire che alla fine anche nell'osservazione della polis si possono osservare dei processi nei quali si è immersi, che in fondo è anche quello che accade in qualunque altro contesto, in qualunque altro setting, no? Che poi forse è anche molto più complesso di quanto non vogliamo, non pretendiamo anche lì di semplificare, no? Cioè, tra due persone, ma ogni persona che ci consulta porta un mondo dentro di sé, insomma, no? E quindi penso che questa dimensione di osservare dei processi che entrano in contatto sia effettivamente una buona, almeno per me, insomma, mi apre a questa associazione. Volevo chiedervi se posso farvi un po' di domande, perché le sollecitazioni sono tantissime. Intanto vi ringrazio tantissimo, perché penso che, non so chi in ascolto, quanti vengono dal campo, diciamo, gruppale, però per me che faccio tutoring a tanti colleghi in ambito di terzo settore, quindi sono delle realtà istituzionali, anche se più piccole, insomma, delle istituzioni classiche, però comunque sono dei gruppi dove convivono diverse gruppalità, e quindi questa dimensione di un'osservazione che si pretende semplificata e organizzata attraverso anche strumenti tecnici è molto interessante. Cioè, anch'io, come la collega Aurelia Galletti, ho notato questa grande differenza, no, fra le prime osservazioni dei giovani colleghi che arrivano e pretendono appunto di osservare una realtà oggettiva in qualche modo, la difficoltà e anche un po' la fatica e anche un po' l'angoscia, diciamo, no? di essere invece un po' esposti a dei gruppi dove appunto le cose vengono pensate, dove l'agire e l'impulso, diciamo, a trovare delle soluzioni in qualche modo non viene inibito o comunque non viene valorizzato più di tanto, seppure non vengono nei nostri contesti gruppali esplicitate queste cose, cioè non vengono dette, diciamo che si lascia il tempo agli allievi, alle persone un po' di capire come gira il fumo, non so come dire, no? E ognuno di loro poi si situa, no? In questi contesti, ecco, alcuni proprio inizialmente reagiscono molto
attivamente, sì, male, ma chiedendo, insomma, cosa succede, com'è che qui, perché, come dobbiamo fare, perché non si fa questo, eccetera. Altri ti prendono più un tempo per comprendere, insomma. Però, insomma, quello che mi interessava chiedervi sono due cose. Allora, intanto, questa questione di che cos'è l'oggetto psicanalitico, che appunto è una bella questione. Io devo dire che sono rimasta molto, io non vengo dalla formazione Bion, Tavistock e Jung, non so, per esempio Pauli, di cui, che voi avete citato, questo fisico che aveva scritto con Jung un testo già moltissimi anni fa, no? È sempre lui, giusto? Sì, sempre lui. Ecco, lui appunto in quella direzione lì, io non ho questo tipo di formazione qui, però devo dire che la questione di che cos'è l'oggetto anche in questo ambito me lo sono chiarita abbastanza approfondendo la disciplina della Tavistock. Insomma, io penso che questa dimensione dell'osservazione che è, diciamo, in cui la persona che osserva per un anno l'interazione madre-bambino, quindi in un certo senso forse la scommessa della soggettività, della nascita di una soggettività, e questa persona comunque non interagisce mai, non interviene mai, questo mi sembra che è un elemento, no, dell'osservazione Tavistock, e poi però scrive, no, tutte le sere, quindi subito, prima di addormentarsi, insomma, no, prende delle note, anche questa è una disciplina piuttosto. Cioè, sono delle regole, no? Piuttosto importanti. Cioè, scrive prima di addormentarsi le sue percezioni, le sue sensazioni senza filtro, quindi tra ciò che accade dentro di lei e ciò che osserva, senza dover in qualche modo distinguere, disgiungere, ordinare, no? Non c'è questo. Ecco, questa è una cosa che a me ha affascinato molto e penso che sia una possibile palestra, insomma, no? Che cos'è l'oggetto psicanalitico? In questa palestra qui c'è l'interazione madre-bambino, c'è la presenza di questa persona e poi c'è però anche il gruppo, no? Il gruppo dove mi sembra settimanalmente, adesso correggetemi se sbaglio, settimanalmente le persone leggono questi rendiconti, questi resoconti, no? E c'è una condivisione, quindi c'è tutta una dimensione, insomma, no? Di presenza, di partecipazione, di capacità di essere astinenti, quindi non intervenire anche in momenti che magari possono accadere particolarmente intensi, perché penso che un neonato può avere dei momenti anche in cui piange tutta, cioè piange tanto durante quell'ora o è ammalato o non so, insomma, no? E quindi può essere anche molto intenso. Poi ci sono questi momenti di scrittura, questi momenti di condivisione, no? Quindi ci sono tanti aspetti che mettono in campo anche una dimensione estetica, no? Etico-estetica. E poi un'altra cosa, appunto, che mi volevo rimandarmi un po' a quello che mi è arrivato dalle vostre sollecitazioni, è questo fatto dell'occhio della mente, della lente, no? In greco, appunto, la radice ora oid mette insieme, no? L'osservare e l'ideare, l'ideazione, no? Cioè questa dimensione del pensiero in qualche modo, il pensiero e l'osservazione che l'una esclude l'altra e l'una integra l'altra, no? Questa dimensione sensoriale che però in qualche modo non è sufficiente, a volte non è neanche necessaria. Noi parliamo proprio di una clinica, in ambito lacaniano, una clinica dello sguardo, no? Che oggi ha preso il posto di una clinica dell'ascolto, per esempio, no? Che in qualche modo, vabbè, riproduce poi quella illusione di una monocausalità o comunque di un meccanicismo, insomma, no? Dell'individuazione causale. Ecco. Volevo lasciarvi un po' queste mie riflessioni, queste osservazioni su che cos'è l'oggetto psicanalitico, che devo dire che poi la questione di Tavistock me l'aveva un po', mi aveva fatto vedere un po' più da vicino, insomma, che cosa potrebbe essere, insomma. Anche se, vabbè, c'è una dimensione anche un po' mistica lì, no? Della dia del madre bambino. Penso che Leonardo ha un episodio da raccontare. No, ne parliamo nel libro. C'è questo racconto di questa collega che stava appunto facendo l'esperienza dell'osservazione secondo la BIC, che aveva accuratamente preparato
le cose come si doveva, il contratto con la mamma prima della nascita del bambino, tutto a posto, tutto perfetto, ed era soprattutto molto convinta della necessità di non intervenire. E il primo giorno apre la mamma la porta, il bambino sta strillando, la mamma ha in cucina della roba sul fuoco, prende il bambino, fa per darglielo, l'altra si tira un passo indietro in quel momento lì, perché lei non deve intervenire, non deve toccare, per un pelo il bambino non cade per terra, con un grande disappunto da parte della signora, che ovviamente, certo, non si aspettava l'aiuto, ma la situazione lo richiedeva. Allora, un conto è non partecipare, e un conto è accettare anche questa dimensione di, come dire, contatto, ma in cui è la funzione mentale, quella della non partecipazione, che ovviamente il primo incontro è stato veramente terribile, insomma è una cosa scioccante anche per lei, che poi ci ha raccontato, e ovviamente quel tempo è stato poi superato, ma era per dire, insomma, questo episodio come non possa essere letta in maniera semplicemente di applicazione standardizzata di alcune regole, se non dell'interiorizzazione di un compito, che è una cosa un pochino differente, insomma. E questo mi sembrava un elemento, però insomma era semplicemente in chiosa le cose molto più interessanti che hai appena detto. Ma mi interessa molto questo, perché io ero rimasta angosciata un po' da queste cose, da questo racconto, perché appunto immaginavo, vabbè, mi fa molto piacere di sentire che poi comunque anche in quei contesti poi è stata recuperata la cosa, ovviamente, però sai, voglio dire, è un indizio molto forte di come noi ci poi rappresentiamo questa possibilità, questa separatezza anche, no? Se vuoi, no? come se io non ci fossi, no? Ci sei. Infatti una parte la dedichiamo a questo equivoco dell'osservazione non partecipante. Noi abbiamo cercato anche all'interno della scuola di dire che forse questo linguaggio non ci sta aiutando. Silente, astinente, se vuoi, ma non partecipante è una definizione corretta dal punto di vista antropologico. Questo mi viene in mente, perché la parola che mi gira un po' in testa da qualche minuto è implicazione, che appunto astensione, astinenza implica la posizione di non essere, però essere implicati. Io prima ho fatto l'esempio che nei conflitti interetnici, politici, c'era esempio il ruolo dei mediatori o delle forze di pace. Però tutti ricordiamo quell'episodio terribile, quello della guerra in Jugoslavia di Srebrenica, dove il caschio blu dell'ONU, il corpo che doveva essere appunto, il casco blu olandese, come quella osservatrice che non doveva interferire con la mamma, rimasero pavidamente, voglio dire, estranei, quindi fu una strage. Ecco, quindi questo tema qua, ecco, ve lo rilancio a tutti, Paolo, perché sappiamo che appunto la posizione analitica richiede implicazione, che non è il desiderio terapeutico che già segnalava Freud come una difesa, un difetto, però qualcosa deve pur valere, no? Come si dice Black Lives Matter, no? Qualcosa deve matter, deve essere importante. Come questo, la domanda è, ecco, l'implicazione, anche il sentire di esserci in quel campo è un elemento, dire aiuta o non aiuta non lo so, ma la posizione analitica dovrebbe anche partire dal fatto di ragionare su come io sono implicato, che cosa mi tiene dentro, cosa mi butta fuori. Per esempio, quante volte nei racconti di casi un analista dice: ma perché mi sono distratto? Ma perché ho provato, ho avuto fastidio verso quel paziente? Perché volevo essere da un'altra parte, no? Ecco, quindi l'entrare e uscire in questo spazio con il tema del limite, diceva Paolo all'inizio, forse questo, ecco. E poi la domanda sarebbe poi gli allievi in questa complessità di livelli, di strati anche, come reagiscono? Sono affascinati da questa complicatezza, di questa complessità, o sono infastiditi magari? Perché siamo davvero dentro un po' un quadro di Escher, per cui non è un continuo, no, luppare rispetto, non, qualsiasi posizione ferma non esiste, no? Sei dentro, sei fuori. Però a me sembra che Aurelia e Leonardo insistano molto sulla questione del setting.
cioè sull'inquadramento, perché poi all'interno, okay, le trasformazioni, i processi, però un punto proprio, diciamo, saldo, mi sembra che loro ribadiscono in più punti, è proprio la questione del setting e delle difficoltà che oggi emergono nel lavorare, ad esempio, con questi strumenti che stiamo usando anche adesso, dove è difficile riportare dentro ciò che è fuori e con il rischio che si attivino dei processi paralleli, no? Ad esempio il gruppo di WhatsApp, mi ha molto colpito quell'esempio che fate, il gruppo parallelo di WhatsApp che non è analizzabile, nel senso che non si può portare tutto dentro sostanzialmente. E quindi, non so, questo secondo me è un tema che sarebbe sentire ancora da voi degli approfondimenti, nel senso che dedicate gli ultimi due capitoli a questi aspetti che ho trovato molto molto interessanti e stimolanti, anche alla luce di quello che è successo negli ultimi tre mesi. Vuoi dire tu, Aurelia? Ma no, volevo solo riprendere prima, dopo ti lascio la parola su questa questione ultima, sia la questione che aveva tirato fuori Anna e che era collegata anche agli interventi precedenti di Dario e di Paolo, sull'oggetto analitico, no? Che cos'è l'oggetto analitico? Perché io credo, riprendo qualcosa che ha già detto anche Leonardo, che ci siano implicate in questa, chiamiamola definizione, che non è mai una definizione nel senso di qualcosa di fisso e di stabilito, altre questioni. Una è la grandissima fatica del pensiero complesso, che è una fatica enorme, è una fatica a cui tutti cercano di sfuggire. Vabbè, lo diceva Primo Levi nei Sommessi e Salvati, no? Quanto il pensiero complesso sia insostenibile in certi momenti e ci sia questa necessità della semplificazione, anche per riuscire un po' a orientarsi in certi ambiti. Ma poi perché c'è una specie di spinta interna alla semplificazione nel senso proprio della scissione del pensiero, no? Prima si diceva tenere insieme una psicoanalisi vecchia che potrebbe essere quella che ricerca l'indizio come qualcosa di sepolto, quindi di archeologico che vai a sotterrare, oppure una psicoanalisi che bada di più al processo e cerca di vedere l'indizio più come un qualcosa che si va formando nel qui ed ora. Io credo che le due cose non sono separate, non possono andare separate, perché su qualcosa che c'è già, e qui c'è tutto il tema dell'apprendimento ovviamente, perché altrimenti sarebbe anche difficile giustificare tutto lo studio e l'apprendimento, fare riferimento a qualcosa che c'è già è importante e imprescindibile. Nello stesso tempo dobbiamo essere capaci di fare quel lavoro difficilissimo di rottura della stereotipia del pensiero per poter accogliere il nuovo. E questa è la cosa in assoluto più difficile, no? Quando è successa la storia delle Torri Gemelle, per tornare a un evento invece di tipo politico più generale, mi ricordo che i primi giorni proprio successivi all'evento ci furono tutta una serie di fenomeni, tra cui il cominciare a fare certa autocritica sul funzionamento dei servizi segreti americani, il fatto che le banche etiche avevano avuto un'ascesa importante, tutta una serie di altre questioni. E mi sono detta, vuoi vedere che il pensiero complesso, che è parente stretto comunque del pensiero depressivo, riesce ad avere la meglio? E riesce per una volta. Subito dopo si è scivolati nella scissione più netta: cerchiamo il nemico, cerchiamolo fuori, se non lo troviamo lo costruiamo, e quindi i buoni e i cattivi, e partiamo alla guerra, no? Fare un discorso depressivo, perché dico che è complesso? È complesso perché
elabora un lutto interno, bisogna elaborare un lutto interno per tenere insieme quello che c'è di buono nel vecchio, che fa parte dell'elaborazione del lutto, e quello che si va profilando di nuovo invece nel mondo, e tenerlo insieme con la coscienza del limite, con la grande coscienza del limite. In questo ci aiuta il setting, perché il setting definisce un ambito limitato e ci dice dobbiamo guardare lì. Poi dentro quell'ambito può succedere di tutto. Ovviamente quando diciamo setting non intendiamo il set, cioè non solo la parte hard del setting, ma soprattutto l'inquadramento interno, di cui anche la teoria e la tecnica dell'operatore, che sia psicoanalista, psicoterapeuta o altro, fanno parte. Quindi teoria e tecnica sono parte di un pensiero stereotipato, però sono necessari a partire da lì, e all'inizio sono anche rigidi, perché l'osservatrice lì che va dalla mamma e si ritira, no? Applica in maniera rigida la regola, no? Anche a costo di far succedere un incidente potenzialmente grave, ma poi pian piano è proprio l'uso continuo di teoria e di tecnica che ci fanno andare verso quella che Chiozza, un altro argentino, definisce l'arte psicoanalitica, no? L'arte è quando teoria e tecnica sono talmente interiorizzate che diventano elastiche nelle mani del terapeuta. Vi volevo dire questo perché secondo me questo discorso è difficilissimo. Gli studenti lo rifiutano. Io adesso sono alle prese con una classe in cui faccio, è un secondo anno in cui faccio la supervisione. Loro ci deve dire come dobbiamo fare. No, non vi dico cosa dovete fare, no? E vi aiuto a capire com'è il caso. L'ultima volta io ho detto, beh, adesso abbiamo messo insieme un sacco di informazioni in più intorno al caso che lei porta. Eh sì, ma il mio problema sul se prendere questa paziente o se invece non prenderla rimane. E dico sì, nel senso che poi alla fine io non glielo dico di certo se lei lo deve prendere o meno, no? Quindi gli studenti fanno tanta fatica, vogliono che gli diciamo cosa devono fare, no? Soprattutto quando non hanno alle spalle ancora molta analisi personale, perché c'è anche questo da dire nei primi anni, no? Se è solo un anno che stanno facendo analisi, bene che vada. Quindi la fatica di accedere a questa complessità è veramente molto, molto elevata. Io vorrei, prima di parlare un attimo del tema del gruppo WhatsApp, che non voglio assolutamente eludere, perché ho trovato io molto... Mi sentite bene? Sentite bene? No, sì. Puoi ripetere? Scusa. Volevo appunto prima di spegnere il microfono, Aurelia, tutti gli altri che non parliamo dobbiamo spegnere i microfoni. Scusa. Niente paura. Allora, volevo entrare su un pensiero che mi era venuto in mente prima sulle domande che stavano girando anche di Paolo. Cioè, c'è in effetti tutto il dramma del fotoreporter di guerra nelle situazioni estreme. Cioè, se deve abbandonare la macchina fotografica ed intervenire nella situazione, soccorre il ferito oppure no. Cioè, un momento drammatico in cui il setting alla fine, cioè la tua impostazione mentale, tu sei lì per fotografare, cosa devi fare? Documenti oppure intervieni, no? Cioè questo oppure il documentare è la tua fattispecie di intervento a costo di soffrire, di lasciar morire, non lo so, insomma, e voglio dire, si sentono dei resoconti estremamente interessanti da questo punto di vista. E se quello che noi abbiamo impiantato come setting è un dispositivo scenico, mi è venuta in mente una bellissima cosa di Pirandello nel Fumatia Pascale, adesso non mi ricordo chi gliela mette in bocca, ma dice che quando Oreste accidentalmente fa un buco nel soffitto di carta del teatro, a quel momento si rompe la scena, diventa Amleto. È come se
Lì in Shakespeare noi abbiamo in Amleto tutto questo dramma di essere, della verità e della non verità, dell'esserci, del non esserci, eccetera. Però questo è un tema secondo me estremamente interessante, perché il dispositivo setting, il dispositivo scenico che abbiamo impiantato è quello che da una parte ci tutela, dall'altra parte è quello che alle volte dobbiamo infrangere. Io mi sono sentito sedotto ad intervenire in aiuto di pazienti in termini concreti, perché che erano in situazioni drammatiche, e poi accorgermi che mi stavano impedendo di farlo per evitare il dramma più grosso, che sarebbe stato quello della mia uscita dal luogo in cui finalmente loro potevano aver creato uno spazio di solo pensiero senza che io dovessi intervenire concretamente nelle loro vite. È interessante, anche nei gruppi succedeva, di impedirmi di rompere i setting, essere il paziente stesso che ti aiuta dopo averti sedotto alla rottura. Ho la macchina rotta, dottore, piove, di rotto, non posso tornare a casa, non so dove, cioè, cose in cui uno dice, ma sei proprio una carogna, no? Cioè, che ci vuole? Eppure no, di non fare. E questo è un aspetto estremamente interessante. Poi io volevo rispondere rispetto agli allievi, nel senso che dipende. Per tante persone lavorare sul tema dell'osservazione si è abituati a lavorare subito di pancia, è utile fare un passo indietro e cominciare a mettere in moto il cervello. Viceversa, c'è gente che usa troppo la razionalità e che deve ricominciare a mettere in gioco la pancia, perché anche quello è uno strumento di conoscenza formidabile ed importante. Quindi dipende proprio dai percorsi anche individuali, un po' come il chiacchierone farebbe bene a fare un po' di osservazione silente, e chi tace magari un po' di partecipante attiva non gli guasterebbe. Questa è una cosa che poi col tempo loro anche scoprono. E sulla loro, almeno per alcuni gruppi classici che ho avuto, è stata un'esperienza bellissima, cioè vedere proprio come queste trasformazioni, lasciando che il campo permettesse che avvenissero, è stato proprio molto bello vedere come comprendevano un po' questa necessità. E devo a loro un articolo che è uscito sulla rivista Gruppi l'anno scorso, che rende conto di questa, reso conto di tutti i gruppi di WhatsApp che c'erano all'interno delle loro osservazioni di psicoterapia. 11 su 13 gruppi osservati avevano un gruppo WhatsApp. In qualche caso c'era presente pure il terapeuta. E alcuni casi sembravano una cosa abbastanza banale, perché era presente per gli orari, ma come se gli orari o la definizione del si fa o non si fa la prossima seduta fossero qualcosa di non influente, di cui non era necessario soffermarsi dal punto di vista analitico. Quindi in quell'articolo siamo molto più precisi ed approfonditi, dico siamo perché l'ho scritto io, però in realtà c'è un debito e ho saccheggiato in maniera citandoli tutti gli elaborati di fine anno, in cui hanno portato una serie di osservazioni ricchissime su questo. E possiamo dire che osserviamo che la maggior parte hanno potuto notare come le condizioni di osservabilità all'interno del gruppo, dove c'erano i gruppi WhatsApp e soprattutto dove c'erano gruppi WhatsApp che erano evidentemente costruiti in antagonismo col gruppo di lavoro in presenza, le difficoltà dal punto di vista della gestione terapeuta erano enormi. L'interdetto di non vedersi fuori è usato molto poco in generale, però in alcuni casi c'è, ed è quello che consente che queste cose siano eccezionali. In realtà stanno diventando assolutamente la norma, e questo aspetto del sfrangiamento del setting in cui fai riferimento prima è molto forte. Mai e poi mai avremmo pensato che tutto si sarebbe traslocato in un'altra dimensione, che non è ovviamente quella del gruppo WhatsApp che si incontra in maniera antagonista o comunque parallela al gruppo di psicoterapia. È quella che noi tutti viviamo in una dimensione in cui il visivo sopravvale, la presenza di corpi non c'è più. Insomma, abbiamo fatto anche nelle altre presentazioni che abbiamo avuto occasione di fare molte riflessioni. Una fatica raddoppiata è il fatto che noi vediamo noi stessi, che è un'esperienza che non facciamo mai quando siamo in presenza. E quindi il nostro sguardo che si poggia sulla immagine di noi stessi, quindi con un livello di controllo molto elevato. E con una fatica anche mentale molto consistente. La pseudogruppalità delle caselline all'interno delle quali ci troviamo
molto psicotica, devo dire. E ricordo un episodio che ho raccontato già altre volte di un gruppo di pazienti che seguivamo, facevamo un gruppo in diagnosi e cura al servizio di psichiatria, quindi insomma pazienti erano in difficoltà molto grandi. C'era lì parcheggiato un vecchio paziente psicotico, non particolarmente attivo dal punto di vista sintomatico, era una persona intelligente, anche colta, e che però alla fine di questa riunione, mettendo i piedi in queste mattonellone grandi che c'erano nel pavimento, diceva: ah, cosa vuole dottore, siamo tutti nella nostra mattonella singola, per dire che quella gruppalità lì non c'era. E il buon Franco Fasolo aveva preso al volo questo racconto di certo, dice, matto nella singola, per dire che appunto c'è questa solitudine di fatto in cui noi siamo dentro la nostra intimità personale, ma contemporaneamente viviamo una dimensione gruppale molto, molto strana, molto particolare. Ti dico lì, ho detto al volo alcune delle cose, ma anche Aurelia ha fatto ulteriori riflessioni, per esempio sulle terapie che ha continuato a seguire, credo come tanti altri colleghi e altri gruppi si sono occupati di questa cosa. Questa prevalenza anche del visivo, io ho notato un grande affaticamento proprio per la difficoltà a vivere un campo, non riesco a vedere una gruppalità, ecco, posso vedere singolarmente sì, i vari soggetti. Tante volte lo sforzo è possibile, ho fatto tante lezioni online, ovviamente perché non è stato più possibile farlo, e fare osservazione e gruppi di osservazione online non è proprio agevolissimo, devo dire sono andate anche molto molto bene, ma appunto questa cifra di una fatica e di un senso anche di perdita di elementi molto molto significativa. Sicuramente questa faccenda dello sfrangiamento, che non riguarda solo il setting, riguarda proprio la nostra esperienza esistenziale, biologica, sociale, no? Io penso per esempio alla dimensione politica, no? Quando i consigli dell'ordine, per esempio, che permettono la presenza di pubblico, no? Da qualche anno, per esempio, chi è nel pubblico può chattare con qualcuno che è nel consiglio e c'è un pensiero che attraversa nel qui ed ora, diciamo, il consigliere è in contatto con i suoi sostenitori o comunque con il gruppo politico al quale fa riferimento e dà la possibilità di uno scambio nel qui ed ora, no? Rispetto per esempio ad una votazione, ad una discussione che precipita in quel momento. No? Questa è una cosa per esempio alla quale ho pensato recentemente, perché adesso questo succede già da qualche anno, no? Ma comunque è stato un cambiamento che per ora non ha impattato sulle regole della politica, perché comunque è possibile essere presenti, però secondo me va a modificare in un modo anche abbastanza significativo il campo, perché va a sfrangiare appunto il confine un po' del dibattito politico che dovrebbe essere, va bene, osservato, diciamo, può essere osservato, ma il fatto che si possa comunicare un pensiero direttamente, insomma, no? È qualcosa che va a modificare. Un'altra cosa che mi ha fatto pensare tanto in questa fase del lockdown, così, o anche della ripresa, questo momento della ripresa, tra il lockdown, la fase 1 e la fase 2, diciamo, che la fase 1 in fondo alla fine avevamo ricostruito un nostro confine, no? In quest'altra fase invece in cui avevamo degli appuntamenti di persona e degli appuntamenti online, la fatica di ripensare ai tempi inerziali, no? ai tempi di spostamento, e quindi la possibilità di avere i device giusti dietro, insomma, questa cosa mi ha, cioè, non lo so, per me è stato molto forte il senso di dover, di ancora di più, della dipendenza, della necessità di avere questi oggetti come terminali quasi, no? Terminali nervosi, terminali sociali, insomma, e mi è capitato di ascoltare delle conferenze nelle cuffiette, quindi solamente ascoltare mentre ero in metropolitana, eccetera, no? E come diceva la collega dell'olfatto, no? Ho provato questa strana sensazione quasi delirante di dire: ma cavoli, che cos'è che mi manca, no? Perché era una bellissima conferenza, una bellissima presentazione di libro, molto interessante, dove io mi sono concentrata fortissimamente, no? Per ascoltare, essere... E è come se io avessi allucinato l'odore delle poltrone, cioè l'odore di un contesto, diciamo così, che sarebbe stato in presenza, no?
che sarebbe stato imprescindibile. Questa cosa mi ha colpito molto, ho pensato, ma chissà le fatiche che hanno fatto i nostri pazienti o comunque, cioè, perché noi abbiamo cercato tutti di tenere insieme i nostri pazienti, i nostri allievi, tutti, no? Perché poi di queste cose non è che si è parlato molto, eh? So se voi nei vostri gruppi avete avuto modo di condividere queste sensazioni, di metacomunicare su questo, perché io davvero ne sento l'esigenza e penso che ci sarà molto da lavorare su queste cose. Sentite, stiamo arrivando quasi alle 11, quindi tra qualche minuto magari concluderemo. Mettendo nei panni di chi ci ha ascoltato, ma anche ragionando su di me, che ho partecipato e ascoltato questa discussione, che ha arricchito rispetto alla lettura del libro, naturalmente, mi viene da fare un'osservazione che abbiamo fatto tutti tantissime volte, che la storia della psicoanalisi è stata una storia di complessificazione sempre crescente, da soggetto, oggetto, terapeuta, poi i gruppi, poi gli adolescenti, i bambini, le istituzioni, e questa sfida recente di applicare la psicoanalisi alla società in cui viviamo, alle comunità, allarga. Gli elementi certi che sarebbero appunto il setting, i dispositivi, il compito, un tema di cui voi avete parlato, che in psicosocialanalisi è molto importante, stasera è rimasto un po', cioè il condividere un compito che a sua volta poi ha degli aspetti espliciti, degli aspetti da ricostruire, ci dice che, e adesso si aggiunge questo tema, fottutissimo tema di questi strumenti, questi luoghi in cui nulla è più garantito. Ecco, questa però è la storia che ci siamo creati, cioè di una posizione analitica, anche un desiderio di aiutare gli umani, noi stessi, a comprendere la comprensibilità, la trattabilità. Ecco, ci dice che gli strumenti di cui disponiamo, non dico che siano infidi o inadeguati, ma devi maneggiarli con cura. Ecco, è come mettere in mano, in fondo, adesso, l'esempio è brutale, insomma, come un'arma, no? Come un attrezzo, anche un trapano, se dato in mano a chi non sa, uno ci perde due dita. Se non, ecco. Allora, questo aspetto, qui allora mi sembra di dire che la giusta riflessione e considerazione che avete fatto sulla formazione degli allievi, degli studenti, ci dice che è un tema che apparentemente, non dico che sia il più banale di tutti, no? Come dire, vabbè, sarà uno degli argomenti di uno dei tanti seminari, primo anno, secondo anno, terzo anno, ci torneremo su. In realtà è il tema, quello di rendersi conto di quanto tu sei coinvolto, implicato e quanto sforzo o anche capacità devi sviluppare, affinare per stare un po' dentro, un po' fuori, capire e leggere, come diceva anche Leonardo a un certo punto, sviluppare quel punto di vista terzo dentro di te che ti consente anche di affondare nella palude, no? Nelle braccia dei tentacoli anche. Ecco. Potremmo dirci, Anna, che questo è un tema che in fondo, io sono contento che stasera l'abbiamo trattato, perché forse tra i tanti temi, abbiamo parlato di narcisismo, abbiamo parlato, no? di tante questioni di identità in questi ultimi incontri nostri, ma quello che sembra forse lo strumento più scontato è quello che, su cui forse non si smette mai di imparare, no? Vorrei aggiungere che forse vi lascerei una battuta conclusiva e poi ci salutiamo e ci auguriamo una buona estate. Prego, Paolo. Sì, mi è venuto in mente che effettivamente a proposito di setting o di approcci, metodi, il gruppo operativo forse è uno degli strumenti, insomma, che noi conosciamo e che più consentono di fare questa operazione, diciamo, di decostruzione del proprio punto di vista, facendolo non da soli ma con altri, proprio perché è il tema fondamentale dell'apprendere a cambiare. E quindi penso che, insomma, questo dispositivo che entrambe le associazioni utilizzano, Ariele Psicoterapia e Ariele Milano, no, sia un elemento che ci unisce metodologico ma anche proprio di senso rispetto a questa operazione, per cui non si può osservare se non osservandosi,
e questo dispositivo è forse proprio quello che più ci consente di fare questa operazione, anche passando attraverso travagli, nel senso che chiaramente non è un'operazione indolore, però tematizza proprio, mi sembra, in maniera precisa questo tema della usare l'ECRO per decostruirlo, diciamo, usare il proprio schema di riferimento per decostruirlo. Forse in parte quello che abbiamo provato a fare anche stasera, no? È vero, gli autori dicono a osservare si impara, giocando un po' sul doppio senso, che si può imparare ad osservare, e ad osservare si impara probabilmente a stare sul confine, a gestire il setting, eccetera. Ma forse anche a parlare di osservazione si impara. No, questa è l'impressione che ho avuto io stasera. Beh, questa me la porto via, è veramente bello, no? Ad osservare si impara, e osservando si impara. Ed è un apprendimento difficile, anche questa faccenda della complessità, di stare nella complessità, che a volte è così faticoso che non ce la facciamo e finiamo per cedere alla scarica, diciamo così, scissionale, no? Quindi alla possibilità del conflitto, e questo è molto, me lo ritrovo molto. Io vi ringrazio tantissimo, è stata una serata veramente adeguatissima per concludere le nostre riflessioni, perché abbiamo potuto attraversare veramente nella loro complessità, nella loro interconnessione, le questioni epistemologiche, etiche, interdisciplinari, e quindi veramente, e anche con uno sguardo a questa nostra esperienza ultima, insomma, così, che come dicevate ci ha costretti e ci ha precipitati tutti quanti in una realtà che ci ha costretto ad apprendere moltissimo, ma anche ha messo alla prova le nostre capacità di adattamento, le nostre capacità di osservazione, e ci siamo ancora dentro. Vi ringrazio e vi auguro una buonissima estate, e anche a tutti i nostri partecipanti, grazie di essere stati con noi, è stata una serata forse così ricca e complessa che non ha portato a fare domande, osservazioni, ma magari avremo dei feedback dai nostri questionari di gradimento più avanti, di cui vi faremo sicuramente sapere. Grazie a Dario Forti, grazie a Ilaria Benzi, che è riuscita con Aurelia a risolvere i problemi tecnici che ci stavano per questa volta veramente facendo temere che non avremmo potuto averla con noi, invece per fortuna è andato tutto bene, e buone vacanze a tutti. Grazie, grazie, grazie Anna, Dario, Paolo, grazie a voi, grazie a voi. Grazie ancora. Ciao. Arrivederci. Grazie.